dalla poesia alla prosa, come mai questo passaggio? Comunque si tratta sempre di parole, no? Di parole, di storie e di emozioni. Io ho sempre scritto da quando ero ragazzina, mi piaceva molto scrivere. Volevo comunicare. Volevo comunicare l'emozione. L'emozione di una persona problematica, complessa, a volte anche contorta. È una storia non semplice, volevo scrivere una storia diversa dalle solite storie d'amore. Questa è una storia d'amore e di gelosia, dove la gelosia la fa da padrona e a volte la gelosia è letale, è più di una ferita a morte. E volevo comunicare la tristezza e, il disagio proprio, ossia di questo personaggio, ma anche del personaggio maschile, alla fine dei conti, che sono coinvolti in questa storia di gelosia e di tristezza profonda. Questa è una storia dove i personaggi non hanno nome, sono senza nome, entrambe. Il luogo viene descritto come un luogo di favola, ma non ha nome, non si sa dov'è. Quindi ognuno può immaginare un nome al personale, ai personaggi come vuole, oppure pensare a un luogo dove si svolge la storia come più gli aggrada. Io pensavo fosse nei suoi occhi la comprensione, nelle sue parole l'amore, nella complicità la condivisione. Invece è stata sempre tutta un'illusione. Parlare a volte è più pericoloso che tacere, perché si rischia di esagerare con le parole e oltrepassare il limite. Gridare, non ascoltare, far finta di capire e a volte anche di non capire. Già, perché capire è pericoloso, nasconde strane intenzioni di cui si percepisce solo l'essenza. E questo fa paura. Sono io la causa del suo stare male. Sono io insolente. Sono io la pretestuosa. Sono io la sgarbata. Sono io l'arrogante. Sono io che lo faccio sentire fuori posto. Sono io l'isterica che urla. Sono io quella che alimenta la lite. Sono io quella che fraintende. Sono io quella che non capisce. Sono io quella che si sente colpevole. Sono io quella che nessuno ha mai avuto intenzione di colpevolizzare. Qual è allora la differenza tra chi insinua e chi riceve l'insinuazione? Dove sta la verità? Sono io che non ho pace? Ma quale pace voglio poi?